Con la grande raffigurazione inaugurata ieri sera che ritrae Andrea Camilleri nella sua Porta Empedocle, è stato inaugurato un percorso turistico sui luoghi dello scrittore, partendo dalla statua del commissario Montalbano fino al grande ritratto, passando per la scalinata appena inaugurata su cui sono stati scritti i nomi dei romanzi del maestro. La cittadina punta così sul turismo nei luoghi di Vigata, il luogo immaginario inventato da Camilleri nella sua cittadina, da cui arrivano anche nomi e personaggi poi romanzati nei libri del commissario. Porta Empedocle, il paese natale di Camilleri, rende omaggio al grande scrittore siciliano con uno splendido ritratto dello street artist Salvo Ligama. Il murale sorge in via Salita Chiesa, lungo un percorso di rigenerazione urbana dal titolo La Salita Verso Casa. A proporre l'iniziativa è il comune di Porta Empedocle, insieme alle associazioni culturali Mari Terra e Archeo Club di Agrigento. A rendere gli onori di casa la sindaca Ida Carmina, che ha salutato l'iniziativa con queste dichiarazioni: «Ciao Nenè, sarai sempre con noi, la tua Porta Empedocle Vigata. So che aver visto tanti ragazzi lavorare per qualcosa in cui credono è stato sicuramente importante, perché questa è la Porta Empedocle in cui credo, quella di chi non punta l'indice dicendo bisogna fare, ma che si sbraccia per creare qualcosa di positivo. Ragazzi in molti casi dal futuro incerto per una crisi economica drammatica, ma che non mollano, nonostante tutto continuano ad amare il mondo che li circonda. Siete belli perché siete liberi. Vi chiedo una sola cosa: di continuare a restare liberi come adesso, non ricchi ma felici di esistere. Grazie di esistere, voi e le vostre associazioni. Camilleri io l'ho conosciuto e sono certa che sarebbe stato fiero di marinisi come voi». A seguire, in piazza Kennedy, è stata proiettata la video intervista di Felice Cavallaro ad Andrea Camilleri a cura dell'associazione La Strada degli Scrittori. Contemporaneamente, presso il Baglio della Torre, si è svolta una degustazione intervallata da letture descrittive delle pietanze locali tratte dai romanzi di Camilleri.